Tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Mi vedete nella stessa identica veste dei precedenti due video, semplicemente perché oggi ho tempo, quindi ne approfitto per registrare più video possibili, così da tenervi un po' di compagnia, sperando che la cosa vi faccia piacere. In questo video andrò a mostrarvi tutti gli acquisti, sempre che ho fatto online, un po' di shopping online, come faccio sempre. Questi sono acquisti misti, skincare, make-up. Sapete che è una tipologia di video haul che mi piace molto perché amo tanto la skincare quanto il make-up, anche se devo dire che adesso inizia la stagione dell'anno in cui mi ritorna ancora di più la voglia di acquistare make-up. In estate mi oriento tendenzialmente più sulla skincare perché sicuramente col caldo si ha meno voglia di truccarsi, quindi si ha anche meno voglia di acquistare altri prodotti make-up. E adesso arriva il periodo veramente difficile, che qualcuno ci salvi. Vedremo come arriveremo al Natale. Direi di iniziare. Se volete, ovviamente, lasciatemi un like, un commento se vi piace il video. Iscrivetevi anche al canale se non l'avete ancora fatto e venite a trovarmi anche su Instagram. Ho acquistato queste maschere viso su vari siti, non mi ricordo esattamente quali. Ho ripreso di Nivea la Urban Skin Detox Purificante, che mi è piaciuta tantissimo, quindi l'ho ripresa. Così come ho ripreso di Garnier la Pure Active Sheet Mask, questa un'ottima maschera opacizzante, anti-imperfezioni, ma che allo stesso tempo va comunque a rendere la pelle più bella, mi è piaciuta molto. Di Garnier ho preso anche questa maschera con estratti di fiori di Sakura e acido ialuronico. Questa è la versione super idratante e illuminante, non l'avevo mai provata per pelle spenta, è questa rosa, quindi l'ho presa. E poi ho preso queste due sempre di Garnier della linea Vitamin C Shot, sono quelle divise in due parti, qui abbiamo la maschera in tessuto, qui il prodotto, poi si dovrà appunto schiacciare per far andare il siero nella parte della maschera. Questa è con vitamina C di origine naturale, insomma sapete della mia passione per la vitamina C, quindi di queste ne ho prese due. Queste ampolle invece della Roche-Posay le ho prese su un sito di una parafarmacia, Farmacia del Corso, mi sembra, mi ha segnalato la promozione su Instagram perché era davvero fantastica. Queste ampolle che normalmente costano 25 euro erano scontate dell'86% a poco più di 4 euro. Ovviamente acquistando solo loro ho dovuto pagare le spese di spedizione, sono arrivata sui 9 euro, ma considerando i 25 euro che costano ne ho approfittato subito, ero convinta che non mi sarebbero mai arrivate perché mi sembrava un'offerta veramente pazzesca. E invece eccole qua, sono appunto le ampolle sempre della linea Yalu B5, quella del siero che vi ho sempre mostrato in uno dei miei ultimi video haul, preso sempre anche quello con uno sconto ottimo. Queste appunto sono a base di acido ialuronico, quindi è un trattamento urto antirughe, rimpolpa, ripara in un'ora, effetto lifting istantaneo. E questa linea mi incuriosiva tantissimo perché dicono appunto che sia davvero ottima. Passando invece a un ordine, questo che ho fatto su makeup.it, un sito che ho rivalutato ultimamente, nel senso che ne avevo sentito parlare ma non ci avevo mai acquistato. Poi mi avete fatto notare che ha anche delle offerte davvero pazzesche e tra l'altro non si paga la spesa di spedizione neanche con importi bassissimi, non c'è soglia minima, non so se sempre o solo per il momento. Comunque, sono riuscita ad acquistare la crema di Garnier della linea Bio, quella alla lavanda, nella versione notte perché avevo già preso quella giorno. L'ho trovata scontata a 6 euro e questa crema costa 10 euro o anche di più e non ho pagato le spese di spedizione, quindi presa al volo. Dice che è una crema notte anti-age, appunto con olio di lavanda, olio essenziale di lavanda e olio di jojoba organico, adatto a tutti i tipi di pelle. E questo è il barattolino, carinissimo, come la crema da giorno, la Rosy Glow mi sembra, ha questo bel colore, l'altra è più rosata, questa è più lilla, ovviamente ricorda la lavanda. Mi attirava moltissimo questa linea di Garnier e quindi
è stata anche in questo caso un'offerta pazzesca. Passando a Douglas, invece, ho preso questo tonico di L'Oreal della Lineage Perfect perché l'ho trovato solo da Douglas, neanche al DM, neanche da Tigotà, almeno da me. Online era terminato ovunque, c'era solo da Douglas, non l'ho pagato poco perché costava 5,99 euro, però era da un po' che mi incuriosiva e alla fine ho ceduto. Questa è la linea indicata più per pelli mature, di cui ho preso anche le ampolle. Qui si parla di una linea indicata dai 50 anni in su, però per un prodotto come il tonico secondo me va bene anche se si è più giovani. Dice che è un tonico rinfrescante, anticedimento e antifatica per una pelle più luminosa. Questa cosa mi ha attirato molto perché contiene vitamina C e vitamina B5. Tutti i prodotti che possono andare a illuminare la pelle a me attirano sempre tantissimo perché mi piace comunque l'effetto glow e radioso della pelle, e comunque la vitamina C è un ottimo antiossidante, quindi va sempre bene. Poi ho preso questa crema di Mulac, la crema corpo finalmente, la Fatal Attraction. È una crema corpo rassodante. Ho sentito recensioni fantastiche su questa crema e sono riuscita a prenderla con un bello sconto in occasione di un 30% che di solito non si applica mai su nulla da Douglas, sempre su pochi brand. Quella volta ce l'ho fatta ad applicarlo su Mulac e quindi l'ho presa subito, perché davvero dicono che ha un profumo fantastico, si assorbe bene, va a idratare la pelle, dice che con il 94% di ingredienti di origine naturale, un flacone da 200 ml. Molto bello, tra l'altro Mulac poi è un brand che io amo moltissimo, uno dei miei brand italiani preferiti, quindi l'ho preso subito. Ho approfittato quella volta di quello sconto del 30% a cui ho aggiunto anche 5 euro perché si possono accumulare anche i punti, e ho preso la crema Cherry Charge, la crema viso di Mulac che volevo già dall'anno scorso, poi ho rimandato, non l'ho presa perché d'estate credo che non vada benissimo, sia troppo ricca, e adesso per la stagione invernale la volevo prendere e provare insieme alla crema contorno occhi che ho già, sempre con il 96% di ingredienti di origine naturale. Ha un pack bellissimo ed è gigante il barattolo, anche se poi contiene 50 ml di prodotto, quindi la quantità classica è stupendo, è anche pesante proprio come pack. E questa è una crema che dovrebbe andare a idratare, riequilibrare la funzione di barriera, rendendo la pelle morbida ed elastica, ed è un prodotto con alla base un estratto di ciliegio dalla delicata azione sfogliante che va a affinare la grana e risvegliare la luminosità della pelle per una sensazione sublime di comfort e levigatezza. Quindi quello che promette è davvero fantastico. E quindi sono andata sulla fiducia anche con questa per quanto riguarda Mulac. Poi questo prodotto lo voglio dedicare ad Annalisa, una ragazza, una delle prime ragazze che ha iniziato a seguirmi dall'anno scorso e che mi ha parlato, con cui adesso poi ci sentiamo spesso. Insomma, con tante di voi si è creato anche un bellissimo rapporto, anche virtuale, ma molto bello. Comunque, mi ricordo che mi aveva detto: ma è possibile che con tutti i prodotti che hai, con tutti i prodotti che acquisti, tu non abbia un blush di Milani? Te lo dedico questo acquisto perché Milani, non sapevo che ci fosse anche da Douglas, o comunque arrivato da poco, non ci avevo mai fatto caso. Come ho visto che c'erano questi blush di Milani, ne ho approfittato immediatamente per prenderne uno. Quindi parliamo di prodotti che ci sono già da tanto tempo, ma io non li avevo mai acquistati. È un Baked Powder Blush, quindi un blush cotto luminoso che io ho preso in questa colorazione che mi sembra fantastica, è la 09 Red Vino, perché proprio questo colore vino, mamma che meraviglia! Mi sembra anche parecchio pigmentato. Guardate che bellezza! Mi sembra un blush molto luminoso, ma dalla texture sottile. Bellissimo, mi piace già veramente tanto dallo swatch, quindi non vedo l'ora di provarlo perché, insomma, era ormai da più di un anno da quando me li aveva menzionati lei che li voleva acquistare. E infine, questi sono due pennelli di Sigma presi sempre su Douglas perché c'era lo sconto su questi del 25%. Io ho preso, sapete che amo follemente i pennelli, e queste due forme mi sembravano particolari, le avevo in wishlist. Quando trovo delle forme un po' diverse dal solito, io le aggiungo in wishlist perché mi piace avere anche pennelli
appunto un po' diversi, non sempre i soliti, quindi vado a cercare delle forme che mi attirano un po'. Questo è il numero F03, questo dice che è un pennello da illuminante ma anche da guance, quindi insomma si può utilizzare se volendo per il blush, secondo me è un po' piccolino, è meglio sicuramente per l'illuminante e anche per la zona del contorno occhi per settare la cipria, mi sembra fantastico. I pennelli di Sigma sono validissimi anche come rapporto, secondo me qualità-prezzo, perché non costano comunque pochissimo ma neanche tantissimo e si trovano sempre scontati. E infine l'altro che ho preso sempre da Douglas è l'F05 Small Contour, questo ha una forma che mi ha ricordato un po' il pennello di Nabla, che come forma mi piace tantissimo, ma che mi punge. E lui, secondo me, sì, potrebbe essere un pennello che lo può sostituire anche. Anche qui le setole mi sembrano morbide. Questo però per, non so se per il fondotinta può andare bene, quello di Nabla ha le setole più fitte, sì. Questo è proprio indicato per fare contour, ma essendo più precisi perché è piccolino. Molto molto carino e direi che è identico. A questo punto non ce l'avevo perché non è proprio uguale a quello di Nabla. Passiamo a Notino e anche su Notino ho preso dei pennelli di Sigma perché ho trovato questo kit di tre pennelli in formato viaggio, ma davvero delizioso, tra l'altro molto conveniente come set perché aveva un ottimo prezzo, penso che non ci sia più, sia ormai sold out. Tra l'altro, come avrei potuto io resistere a un kit di pennelli con la confezione rosa e la scritta Sigma qui, quindi perfetto anche questo tubo da tenere per viaggiare. E anche i pennelli poi sono proprio rosa, quindi capite che era veramente impossibile per me lasciarli lì. Tra l'altro sono in formato viaggio, ma non sono di quelli piccolini, insomma sono abbastanza grandi. Ma dite che magari sono in full size o cioè nella versione classica originale in formato viaggio, perché qui dice 3 travel brushes, quindi dovrebbe essere un pochino più piccoli, però è appunto un formato travel abbastanza grande. E questo è quello angolato per il blush, che è il numero F40, che volevo da tempo, con le setole bianche, bellissimo. Poi due da occhi, questo è l'E25, che ha le setole così. E infine il numero E55 e lui è fatto in questo modo. Insomma, mi sembra un bel kit per aggiungere un po' di pennelli di Sigma alla mia collezione, visto che mi piacciono molto ed era appunto conveniente, quindi carino. Poi, sempre su Notino, ho preso anche questo blush di Max Factor, che avevo in wishlist anche lui da un po'. È un cream puff blush matte, anche se in realtà so che non dovrebbe essere matte questo blush, ma luminoso. In questa colorazione che è diventata famosissima, la 35 Cheeky Coral, perché alcuni hanno detto che è un dupe del famosissimo blush di Chanel Rouge Profonde. In realtà poi non è proprio identico a vederlo dalla cialde, effettivamente, perché io ho anche quello di Chanel, li ho messi a confronto e non sono proprio uguali, però devo dire che sono tutti e due dei bellissimi colori. E sono comunque, anche se diversi, quei blush che vanno a dare l'effetto un po' arrossato alle guance. Bellissimo, anche questo mi sembra parecchio pigmentato. E tra l'altro, no, questo blush di Max Factor non è poi così luminoso come avevo sentito dire, è effettivamente più sul versante matte, al massimo un satinato, sicuramente non è luminoso come questo di Milani. Questo è veramente luminoso, penso si possa vedere che questo non è così, non è un matte di quelli totalmente opachi. Però è sul versante matte, quindi sono contenta perché hanno anche due finish diversi. E poi su Notino ho preso anche questa crema di Collistar che non costa poco e su Notino si fanno degli affaroni pazzeschi. L'ho presa al 45% di sconto perché era già scontata, del 35% ci ho aggiunto un 10% e mi hanno parlato benissimo di questa crema di Collistar, quindi l'ho presa e anche qui ringrazio Giulia. È una crema ultra liftante, contorno occhi e labbra, poi utilizzo sempre la crema contorno occhi anche sulla zona delle labbra e vediamo com'è
il barattolino all'interno, è questo barattolino rosso. Devo dire che di Collistar ho provato poco e niente, se non nulla, è invece un brand che secondo me ha dei prodotti interessanti da scoprire e quindi ho iniziato dal contorno occhi. Passiamo adesso a Bio Boutique La Rosa Canina, perché avevo fatto un ordine anche su questo sito che mi piace molto, un sito secondo me molto carino, si possono trovare anche lì delle offerte a volte interessanti e in agosto mi sembra avevo fatto quest'ordine. L'ordine era nato da questo ombretto di Neve Cosmetics, non so di che linea, comunque la colorazione è Watermelon. Un ombretto che, come è uscito, ne ha parlato qualcuno, è andato subito sold out e l'ho trovato prima che appunto sparisse anche e finisse anche sul sito di Bio Boutique, proprio per un pelo, ed è un bellissimo colore anguria, proprio come dice il nome, questo ombretto, e dicono che sia fantastico da utilizzare come blush, un blush di questo colore. Io lo volevo assolutamente, non potevo non prenderlo perché sapete che questi sono tutti i colori che mi piacciono molto. Poi ho preso questo prodotto di Beon Me, è il primo che prendo, è uno spot treatment, questo è un trattamento per le imperfezioni per i brufoletti, dicono che sia molto valido, quindi l'ho preso visto che Beon Me si trova su Bio Boutique. E infine, sempre di Neve Cosmetics, ho preso altri due pennelli. Questo, sì, anche la mia wishlist dei pennelli non termina mai, questo che è il Magenta Sculpt, aveva una forma che mi piaceva un sacco, mi piace veramente tanto, secondo me è ottimo per il correttore questo, anche se è da correttore anche lui, lo Sky Corrector, questo invece ha proprio la forma a fiamma affusolata, insomma vediamo, li voglio provare perché, ripeto, quando trovo queste forme che mi attirano, poi devono essere miei. E infine ho preso uno dei balsami labbra della linea Dessert à Lèvres che sono usciti quest'estate nella colorazione anche qui anguria, quindi sempre un colore penso simile al blush. Il pack è come quello dei rossetti soliti di Neve e questo è il colore anguria. Vi faccio lo swatch. Questi sono sì, dei balsami labbra come dei rossetti cremosi, però non particolarmente pigmentati, non dal colore pienissimo, però per essere dei balsami labbra hanno comunque una base colore bella vibrante, l'effetto lucido mi sembra molto bello, a me questi prodotti piacciono tantissimo e il colore anche sembra veramente stupendo. Terminiamo con gli ultimi due ordini, uno fatto sul sito di Marionneau e l'altro Look Fantastic. Per quanto riguarda Marionneau ho preso solamente questa palette, che è la mia prima palette di Be Perfect, presa con lo sconto del 30%, è la prima del brand che mi abbia attirato veramente, è la Dream Big Manifest, devo dire che già di suo queste palette per essere anche grandi non costano tanto, scontate del 30, l'ho pagata poco più di 20 euro, quindi hanno sicuramente un buon prezzo. Questo è il pack esterno, carino, ma lo schema colori secondo me è meraviglioso di questa palette, c'è anche un bellissimo specchio grande. Non so, lo schema colori, da quando l'ho vista per la prima volta questa palette, io l'ho desiderata. Ripeto, è proprio la prima palette di Be Perfect che mi fa venire voglia di correre ad acquistarla e l'ho presa. Mi sembra proprio un bel mix di vari colori, dai toni un po' più nude, ai rosati, il blu, viola, verde, dorato, c'è un po' veramente di tutto. Anche questo che bello, gli shimmer in particolare, devo dire che di questa palette mi interessava più avere le colorazioni shimmer che in cialda sembrano pazzesche, non vedo l'ora di provarla veramente, perché uno schema colore che mi piacesse così tanto in generale era da un po' che non c'era, insomma una palette che mi attirasse così tanto da subito
ultimamente non c'era stato. Terminando con l'ordine su Look Fantastic, ordine che ho fatto in occasione di un bug che vi ho segnalato su Instagram, e qui ringrazio Floriana per aver segnalato questo bug, così che l'ho condiviso con voi su Instagram, e alcuni di voi hanno potuto acquistare anche la nuova palette di Natasha Denona scontata al 25% la retro palette. Io non l'ho presa perché non ho intenzione di acquistarla, non mi interessa particolarmente, per quanto in realtà lo schema colori sia abbastanza nelle mie corde perché è sui toni rosati, però non mi dice nulla di particolare, insomma le palette devono anche un po' parlarci, e siccome non costano poco ho lasciato perdere, anche perché ormai il mio obiettivo per il Black Friday è acquistare la Gold di Natasha Denona, e quindi sono fissata con quella. Comunque io ho approfittato lo stesso del bug per prendere altre cosine, che ovviamente non sono la palette della Denona, però me le ha scontate quando normalmente con gli altri codici non riuscivo a scontare. Comunque questo bug prevedeva di inserire un codice sconto e di mettere a carrello questo leva smalto della Cute Care. Molto carino, tra l'altro il pack, devo dire, un flacone da 200 ml, ovviamente non l'avrei preso, ma non prendeva lo sconto se non si inseriva questo leva smalto, vai a capire perché. Ho preso questo duo di pennelli di Real Techniques, pennelli per occhi, questi sono della linea Easy as 1-2-3, sapete che è una linea che mi piace molto, dei pennelli di Real Techniques, ho quelli viso e appunto mi ci trovo molto bene, quindi ho voluto provare anche questi occhi, questo da sfumatura, il blend shadow e questo l'apply shadow per l'applicazione dell'ombretto sulla palpebra. Poi ho preso questo primer di Revlon della linea Photo Ready Prime Plus. Questo mi ha attirato perché è un primer con vitamina C e quindi ovviamente mi ha attratto tantissimo. Tra l'altro dice che contiene un complesso di estratti di limoni e vitamina E e C. La vitamina E e C hanno un'azione antiossidante importante, quindi mi sembrava un primer veramente interessante. Infatti dice che è un ibrido tra make-up e skincare, dovrebbe andare a rendere l'incarnato più luminoso e migliorare il tono della pelle. Questo mi sembra che sia il primo, anzi no, il secondo prodotto di Revlon che acquisto. Avevo preso un po' di tempo fa il famoso fondotinta di Revlon, ma ce l'ho nelle scorte ancora da provare, quindi magari fatemi sapere se vi può interessare vedere poi all'azione questi prodotti, quali in particolare, se volete vedere anche questi di Revlon. Poi ho preso questo correttore di Rimmel, il The Multitask Concealer, perché ho sentito dire che è un dupe ottimo del correttore di Too Faced, il Born This Way, che a me piace molto, ma se c'è una versione più economica perché no. E questo contiene all'interno 10 ml di prodotto, non mi ricordo esattamente quanto costa, comunque sui 10 euro, io poi sono riuscita a applicarci questo 25% di sconto, e l'ho preso nella tonalità 020 Fair, quindi sicuramente una colorazione per andare a illuminare. Infine ho preso questo ombretto mono di Urban Decay, e qui invece voglio ringraziare vivamente Nicoletta, anche se, come dico sempre qui, ci creiamo esigenze continue a vicenda, non so se sia proprio un bene. In ogni caso scopriamo anche delle belle chicche, perché questo ombretto mi sembra strepitoso. Mi ha segnalato questo ombretto mono, appunto di Urban Decay, della linea Shadow Moondust, nella colorazione Solstice. Questo è l'unico colore tra quelli che ci sono disponibili su Look Fantastic di questa linea di Urban Decay, perché non hanno proprio tutte le colorazioni, so che ce ne sono di più, o comunque un tempo ce n'erano di più. In ogni caso questo è l'unico che dovrebbe avere un effetto duochrome. Questo è l'ombretto col pack esterno tutto trasparente, e guardate se non è una meraviglia questo ombretto, che sembra appunto un colore azzurro, ma se io lo sposto vedete che tende sul lilla, sul viola, mi sembra un colore stupendo. E tra l'altro, parlando con qualcuna di voi, mi avete anche detto che ci dovrebbe essere un ombretto di MAC molto simile a questo di Urban Decay. No, così non rende, non riesco a farvi vedere l'effetto duochrome di questo ombretto. Aspettate che provo ad applicarlo magari qui, comunque è meraviglioso, guardate che effetto, a parte il bagnato che dà questo ombretto, sembra sottilissimo, e poi il gioco di colore è meraviglioso. Questa è una vera chicca secondo me,
Termino con quest'ultimo prodotto che potete trovare online solo ed esclusivamente per ora su Look Fantastic, perché io non l'ho visto da nessun'altra parte. Vi ho mostrato la foto quando ho fatto l'acquisto e in tantissimi eravate interessati a questo prodotto. Io l'ho preso al supermercato perché l'ho trovata a qualche euro di meno, ma altrimenti lo trovate sul sito di Look Fantastic, mi sembra sui 15 euro, e sto parlando del nuovo fondotinta in siero di L'Oreal della linea Corps Parfait o Trumatch a seconda della scritta in francese e in inglese. E questo sembra molto interessante perché dovrebbe essere un fondotinta siero, quindi molto leggero, descritto come un siero colorato rimpolpante con l'1% di acido ialuronico puro. L'ho presa nella tonalità Very Light. Questo mi incuriosisce moltissimo. Vi ho chiesto su Instagram se lo volevate vedere all'azione, mi avete detto di sì, confermatemi se è così. E presto lo proveremo perché mi sembra un prodotto che può promettere molto molto bene, sempre nel range di fondotinta leggeri, a bassa coprenza, effetto rimpolpante come piacciono a me. Direi che termino anche con questo video haul perché non ho altro da mostrarvi e perché direi che per oggi ho dato con i video. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi mostrato prodotti che vi possano aver incuriosito, e se volete ci rivediamo prestissimo in un prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!